pensato ai desideri nostri umani. Così anche i bui della nostra esistenza, le notti della nostra vita, possono essere trasformati in qualcosa di buono, in qualcosa di redenzione, in qualcosa che ci possa salvare, se solo sappiamo guardare questa croce alla stessa maniera di Gesù, non con gli occhi dei discepoli nell'orto del Getsemani che la fuggiva perché hanno paura. Noi questa croce la dobbiamo guardare nella prospettiva e nella luce della risurrezione, perché sappiamo che chi con Gesù la gira e la modella.
fame. Sono sicuro che il pane non farà perdere niente di quanto ho detto e di quanto ho fatto, perché il pane sa benedire chi dà con amore, perché Dio sa moltiplicare tutte le fatiche che chiunque ha dato con amore, perché Dio sa far nascere da un solo piccolo di grano un'immensità anche di messi per coloro che si affidano a questa speranza e a questa promessa. Allora è vero che la morte in questo senso soltanto può essere quella morte che ci salva, non soltanto una disperazione. E questo ce lo insegna a giocare. Ma c'era qualche altro per la risoluzione di oggi. C'erano altre donne, ma c'era una donna speciale della redenzione, la donna che dice, la donna. Perché ci dice sulla croce c'era Maria, anche la madre di Gesù. Vieni Maria in mezzo a noi. E Giovanni è colui che l'ha portata, che l'ha sostenuta sotto la croce. Vai a prendere perché possa essere in mezzo a noi con questo segno e con questa testimonianza del non stare anche sotto la croce. Maria non è soltanto quella che ha vissuto la sua croce in quel venerdì. Maria è anche quella che ha portato la croce con Gesù già dalla nascita, perché ha partorito in una stalla, non c'era posto per Gesù nella terra. Perché Maria è stata quella che ha dovuto fuggire con Gesù nell'Egitto, perché Gesù era già perseguitato da Erode, da Dio. Maria e Giuseppe, già lo hanno cacciato da Nazareth, dove erano? Eravamo nella stessa sinagoga, che gli stessi paesani di Gesù volevano buttarlo giù dal monte perché lui aveva detto qualcosa dello Spirito del Signore che su di me oggi si andrà da questa parola. Maria era ancora sofferente, ma è ancora un cuore che non si è reso alla sofferenza, è un cuore che assolutamente mai si è reso alla sofferenza, è un cuore che ama sempre. E però è una cosa che trasmette anche noi la Vergine Maria, è quella cosa che ci permette e ci dice che dal vero il dolore può essere trasformato in amore e che con Gesù ha accettato anche la morte e la sofferenza di Gesù, ha accettato questa croce di Gesù. E sotto la croce Gesù, prima di morire, dice a Giovanni: Giovanni, ecco la tua mamma. Giovanni è l'immagine della chiesa mistica, di quella chiesa che prega, di quella chiesa orante. E Giovanni dice: ecco tua mano, e alla mano, ecco i tuoi figli. Che cosa sono Giovanni e la mano? Sono l'amore. Sono l'amore che continua a durare nella Chiesa. Sono quell'amore che vince la morte. Sono entrambi questo frutto potente di Dio che stanno insieme anche sotto la croce e stanno insieme anche nella morte e con l'amore.